interessa, una cosa politica. Diciamo che la cosa non è politica, la messa c'è. Quando io feci la notte rosa, i commercianti, e non so se c'è qualcuno di Casapi, i commercianti, ognuno voleva offrirmi un caffè, tant'è che ho diventato talmente nervoso che non ci potevo dire più. Allora è successa una cosa, a Natale io dissi all'allora centro commerciale naturale, a Natale non facciamoci scappare, ora è settembre, riorganizziamo a novembre e a Natale un altro evento simile per far sì che la gente cominci a capire che via Saffi è lunga. Sa cosa è successo a Natale lo stesso anno? Che non solo sono stato escluso per merito di non so chi, ma avete messo le querce di Natale e avete fatto ridere l'intero pianeta. Allora, se una persona ha fatto una cosa che ha chiuso una via a tavolo, io non sono idiota, l'anno dopo ti richiamo, non chiamo un absolute beginner, come dicono in Inghilterra, una persona che prima faceva l'agenzia matrimoniale, il giorno dopo ha messo le querce di Natale. Spendiamo un velo. No, non lo spendiamo, mi perdono, non si può spendere. Daniela Chiodo, l'umorista. Daniela Chiodo che era qui partecipante di Gian Negozio a Via Roma. Quando voi mettete le querce di Natale, io ho fatto la festa a Via Roma. Il sindaco qui presente ha partecipato. Via Roma non c'entrava più, anche un cerino. Non c'erano stato uno spettacolo le querce di Natale, doveva venire tutt'altra cosa e ci siamo ritrovati noi. Ma se voi fate fare le case a un idraulico, come fate fare a un cittadino? Grazie a Dio, mi fa molto piacere perché sono pochi due persone, sono pochi negozi e quindi faticano ancora di più perché l'iniziativa quando c'è una via così ci sono pochi negozi è ancora più difficile riuscire a portare persone. Allora, però ci sono parecchie matte che compenso. Quindi il discorso è questo. E se vogliamo, e dico vogliamo, riuscire a risollevare il centro, e dico tutto perché qui non si lavora solo per il corso, ma si lavora per tutti, perché sono felice se ci sono i rappresentanti del corso, ma devono lavorare tutti, no? Perché centro è centro. Allora è opportuno, tra l'altro credo non sia neppure vedo, non so adesso nel foglio se c'è il corso o meno. Però non c'è nessuno del corso. Tra l'altro non c'è nessuno del corso, quindi a maggior ragione. Esattamente, quindi di questo ce ne fa piacere, perché non è un problema questo. Però il discorso è, quando si crea un evento, l'evento deve essere conosciuto primo da tutti i commercianti, e dico tutti, anche se viene localizzato in un per un motivo qualsiasi in una determinata via, ammettiamo, ma lo devono sapere tutti, prima che venga fatto l'evento e durante la progettazione. Chiaramente, ovviamente quello per prima lo deve sapere l'amministrazione, perché l'amministrazione è l'unica che può aiutare a fine che l'evento vada in un certo modo, perché ci sono esigenze, come ripeto, la cultura del traffico, una serie di cose, perché gli eventi, ripeto, si devono cercare di fare quasi a costo zero, 2 euro della candela, che ci siamo. Terzo, va comunicato e va unito il discorso ristorazione, il discorso negozio, il discorso agenzia viaggio, perché non è possibile creare eventi che non vengono pubblicizzati. Abbiamo avuto 20 giorni fa, forse, all'incirca,
lo voglio raccontare perché credo che sia importante per sapere queste cose. Ci trovavamo ad Arezzo, per motivi prettamente così amatoriali, in una fiera, appunto, in un'altra fiera a livello nazionale di macchine d'epoca, e ci è arrivato un volantino in mano da parte di un signore organizzatore di questo evento, con scritto Fiera d'Inverno, già pubblicizzato e fatti chiaramente locandini e distribuiti in tutti i lati. E noi chiaramente, cioè, ci siamo sentiti in dovere di chiedere a questo signore come poteva fare giustamente l'evento in una Fiera di Viterbo, perché comunque la Fiera di Viterbo in questo momento non è agibile da anni, non esiste. Quindi ci siamo anche preoccupati, anche perché questa persona è ignara di un problema che comunque è grave e lui sta perdendo dei soldi. E quindi grazie a lui questa persona si è resa conto di essersi affidata probabilmente a mani sbagliate, ovviamente, non avendo quindi avuto contatti diretti con l'amministrazione che ovviamente non si doveva occupare di questa cosa. È venuto a Viterbo perché ormai la pubblicità l'aveva fatta in questa Italia, e ora un conto rimettere il volantino che è sbagliato, è un conto rimettere un evento che da qui arrivano un sacco di persone da tutte le parti. E in fretta e in furia, grazie alla Centro Auto, insomma, è stata portata chiaramente una fiera nazionale in uno spazio ovviamente ridotto, e quindi hanno cercato un pochino di cercare di tappare l'errore commesso. Ora, oltre a questo grave errore, va bene, purtroppo si è affidata una persona a cui non si doveva affidare sicuramente, ma oltre a questo, io di Viterbesi sono stata a vedere questa fiera e ho visto molto pochi. Allora, come pensiamo di riuscire a crescere quando non c'è comunicazione esterna? Quando c'è un evento, lo devono sapere tutti, l'amministrazione deve fare il suo dovere, i commercianti faranno il loro dovere, le attività, le agenzie di viaggio dovranno fare altre, l'attività di promozione turistica deve essere alla base. E questo avviene soltanto se tutti noi cambiamo la nostra mentalità, ci predisponiamo verso il commercio e verso il turismo, e possiamo farlo, perché non è detto che se siamo un popolo medioviale dobbiamo rimanere tale. Non ho sentito da nessuna parte, perché credo che ognuno di noi abbia un cervello tale da potersi permettere di fare delle scelte appropriate. Noi non siamo medievali, siamo truffi. Esatto, ma il problema è che gli Etruschi, c'è ragione, in realtà, però il problema è che gli Etruschi erano sicuramente molto più avanti. Quindi, prego, assolutamente. Secondo lei, perché sono venuto da Milano per vedere la mostra delle macchine? La prossima volta riviene? No, perché si è trovato, non è bravissimo. Perché è questo il discorso. Certo. Purtroppo, se le cose non vengono organizzate bene, bravissimo. E non ci serve la fiaccolata, perché la fiaccolata è una cosa interna e quella non serve proprio a niente, non serve. Esattamente, deve essere fondata per un turismo. Perché io sono anni che lavoro sul commercio, non è diverso. Sono 40 anni, perciò io lo posso dire tranquillamente. A noi ci servono delle cose importanti che ci portano la gente da fuori. La notte rosa, a quelli che smettono alle 8 di sera, non serve a niente. Serve solo per i bar, serve solo per i ristoranti, serve solo esclusivamente per questi, perché gli altri negozianti che chiudono le 8 non serve proprio a niente. Posso? Sì, signora di Via Sappi, è servita qualcosa? Ci vediamo la notte rosa. Allora lei ha detto una cosa che non è giusta, no. e la prego di non dire mai più una cosa del genere, perché i negozi sono stati aperti fino alle 2 e a non più tardi, sì, perché alle 2 la gente ha diritto. Il 90% dei negozi chiudono. No, assolutamente no, le posso garantire che a Magnaia, a Riccione, quelle cose che faccio sono tutti aperte. Quanti sono bisogna vedere? Tutti, non ce n'è stato uno chiuso, sì, c'è stato solo un negozio. Forse ci sono notte bianche, un'altra cosa. Posso chiedere di chi è? Così, anzi, perché non parlo.
300. Però quello che serve è la gente quando arriva deve avere il comfort. Abbiamo parlato di Milano, Milano c'ha dei parcheggi fatti ad X, più di 5.000 posti al parcheggio e circondo il centro. Ma abbiamo parlato di città importanti, a Roma ha un parcheggio a tondo, certo, 5.000 posti ogni 3-4 km. Quindi io arrivo, in 3 secondi sto al centro storico, entriamo, veniamo dalla via Francigena, veniamo dalla stazione, arriviamo, non c'è né un parcheggio adeguato, ma non perché non c'è il parcheggio c'è, non è adeguato, è solo del Sagrario, io trovo il Sagrario splendido, trovo il lavoro fatto sotto, splendido, splendido, ma Viterbo non è fatto di nord, è fatto di nord, sud, est ed ovest. Ora, se noi riusciamo a circondare il centro storico e chiudere l'unico centro storico d'Italia che non è stato mai chiuso, allora riusciamo a fare qualcosa, e parliamo da qui a sempre. Non possiamo chiedere le cose al comune, perché oggi abbiamo persone che non lavorano, non hanno una lira, e se noi indeboliamo il comune non farà mai niente per i nostri figli o per le persone che perdono il lavoro. Però il comune ha dei soldi, delle strutture, tipo parliamo di 20, quanto abbiamo detto? Io. Ecco, non li dobbiamo sperare, perché se mio figlio muore di fame, o le persone che prendono la pensione muoiono di fame, non vanno tutte a casa del sindaco, vanno a chiedere qualcosa al comune, il comune si strutturerà in modo tale che queste persone muoiono di fame. Però ci sono cose importanti da fare, vanno fatte, non per oggi, per domani, ma vanno fatte. Noi che ci giriamo intorno con le manifestazioni, bellissime, ma le manifestazioni possiamo fare noi. Perché io ho 500 artisti che possono venire e dire ti do il quadro e ti porto gente. Noi dobbiamo chiedere la struttura. La struttura è che noi scendiamo dalla stazione e non riusciamo a trovare un parcheggio. Lei viene dal centro commerciale, ha ragione, è splendido quello che fa. Però voglio dire che però io vado al centro commerciale con la macchina, con le mie figlie, piove, 3 minuti d'orologio mi fermo, trovo il parcheggio è visto. Arrivo a Porta Romana, 5 minuti, 10 minuti, 4 mezz'ora e dico senti, parliamo al centro commerciale che troviamo tutto. Ora, o decidiamo di chiudere questo centro storico partendo però prima dalla struttura che è il parcheggio. Bisogna farlo, serve di contribuire a questo parcheggio, contribuiamo, ma in quello, non nella manifestazione che possiamo farla noi da soli a basso costo, a nulla costo. Contribuiamo, ha bisogno il comune di quanto in cassa? 20 milioni di euro? Va bene, ce l'abbiamo, grazie a Dio quelli ce l'abbiamo. Allora lasciamocene 10, perché possono servire sul serio, possono servire sul serio, e usiamone solo 10. Ma cerchiamo di tirare il punto, perché anche dire che abbiamo il nord di Viterbo, l'entrata di Viterbo, non perché ci sto io, perché io domani non ci sto. Ieri ero con un'immagine, 5 anni fa c'era una discoteca, oggi sono negozio questo, domani dovrei andare a fare, non lo so, la pensante in giro. Quello che dico io, Viterbo è l'unica città d'Italia che non ha chiuso il centro storico. Io mamma con un bambino piccolo a passeggino e lo smoker che gli arriva qui, non ci vengo al centro storico. L'abbiamo indebolito, il centro storico l'abbiamo perso solo per questo motivo. Che poi il commerciante ha paura, è legittima questa paura. È legittima perché se poi chiudete il centro storico e arriva la signora con la bambina e non trovano il parcheggio, se ne va al Sagrario, se ne va al... È inutile chiudere il centro storico, perché a me mi porti a stare mesi senza fare una lira. Abbiamo visto quando hanno rifatto la strada per la macchina di Santa Rosa, 2 mesi, i commercianti abbattuti, perché non c'erano i parcheggi, la gente non poteva entrare neanche a piedi. Allora, se vogliamo fare qualcosa, facciamolo sul serio. Se dobbiamo stare, io è la prima volta, dopo 20 anni credo, che faccio una riunione, ma non perché io non sono nessuno, lo ripeto e l'ho detto prima, che faccio una riunione, ho sentito parlare solo, scusate, passatemi il termine, di stronzate. I gabinetti pubblici costano 500 euro, li compriamo noi e ogni via si mette il suo gabinetto d'estate, la persona che li pulisce costa 70 euro in tutte le città del mondo, non d'Italia. Ci sono queste strutture, i commercianti si mettono il loro gabinetto pubblico, lo affittano, costa 500 euro, sono 10 euro a commerciante e la persona che li pulisce costa 70 euro a settimana. Perché ne fa 10? Io la interrompo, non sai quanto ci costano a noi invece i signori che puliscono i bagni pubblici? 125.000 euro. Il comune, apposta dico, parliamo di cose serie, non andiamo a prendere il comune degli eventi. Il comune siamo noi, partiamo da questo principio. Il comune lo fanno le persone, come lo Stato lo fa la gente che lavora, lo dice la prima legge della Costituzione. Allora, se vogliamo parlare di cose serie, bene, io lo dico. Se dobbiamo parlare di queste cose, mi dispiace, ma io sono abituata ad investire il mio tempo in maniera migliore. Sto con le mie figlie.